Maestro di caccia alla volpe nel Galway Blazers Hunt Club, associazione di importanza mondiale. Mio nonno si occupava di cavalli e con lui mio padre e mio zio. A quel tempo, vedete, nelle fattorie si usava fare ogni tipo di lavoro con l'ausilio dei cavalli. Non esistevano trattori. Un tempo attività esclusiva dell'aristocrazia, oggi la caccia, nel suo stile tradizionale, è praticata da migliaia di irlandesi, cavalieri ardenti ed entusiasti. Dempsey, ragazzo del posto, crebbe sognando di diventare maestro di caccia alla volpe. Penso di aver avuto 13 o 14 anni quando dissi: un giorno andrò a caccia. Era la mia ambizione. Sì, la caccia alla volpe è stata la maggiore aspirazione della mia vita. Modesto agricoltore, Dempsey viveva un tempo grazie alle sottoscrizioni dei membri dell'associazione, addestrando i cani alla caccia. Amo questi cani. Li conosco uno per uno. Ciascuno di essi ha una propria indole, diversa da quella degli altri. Li osservo ogni giorno per avvicinarmi sempre di più a loro. Devi arrivare a conoscerli molto bene prima di poter andare a caccia con loro. I contadini considerano le volpi un vero flagello. Un tempo venivano addestrati dei cani per stanare quelli che si nascondevano nei campi intorno alle fattorie. I cacciatori seguivano poi i cani a cavallo. Così si è evoluto questo sport. Quando si esce in battuta di caccia al seguito di una muta di cani, è una sensazione meravigliosa ascoltare il loro latrato. Ed è bello cavalcare un buon cavallo, capace di seguire il richiamo dei segugi. È davvero magnifico. Non so esattamente cosa sia ad entrarti nel sangue. Forse è proprio il latrare dei cani. Poco prima del tramonto, Dempsey dichiara conclusa la giornata di caccia. La città di Mill Street ospita ogni anno una competizione internazionale di corsa ad ostacoli. Questo tipo di manifestazione ebbe inizio in Irlanda un centinaio di anni fa. Consiste in esibizioni di salto di steccati e muretti. I cavalli che vengono giudicati più meritevoli e adatti per la caccia vengono premiati. Questa gara è chiamata Carroll's Boomerang Finder in onore di Boomerang, il cavallo che quest'uomo, Eddie Macon, portò al successo nelle competizioni internazionali, un cavallo che divenne un eroe nazionale. Le vittorie di Macon e di Boomerang cominciarono a metà degli anni 70. Presto, l'uomo e il cavallo vennero etichettati come la coppia più sorprendente mai vista nelle competizioni di corsa ad ostacoli. Questo trofeo fu assegnato a Boomerang in occasione della sua quarta vittoria consecutiva al derby di Hickstead. Questo derby rappresenta forse una delle competizioni di corsa a ostacoli più difficili. Vincere anche una sola volta è già una grande impresa. Nel 1980 Boomerang si fratturò una zampa e Macon lo ritirò dalle competizioni. Ma Hickstead li volle ancora una volta per tributare loro un commovente addio. Fu un momento molto triste per Eddie quando dovette lasciare la pista per l'ultima volta. 3 anni dopo, le condizioni di Boomerang peggiorarono e si rese necessario sopprimerlo. È sepolto nella fattoria di Macon. Non ho mai conosciuto un cavallo come Boomerang e le probabilità di trovarne un altro del suo stesso talento sono molto scarse. Era un'eccezione.
Ogni volta che partecipava a una gara, lo faceva col preciso scopo di vincere. Viveva per vincere. Amava quella sensazione e amava correre. Lo ricordo ancora con estrema tenerezza e sono fiero di aver gareggiato in coppia con lui. Ma ora devo cercare di trovarne un altro che lo possa sostituire. La perdita di Boomerang ha lasciato un vuoto incolmabile. E sebbene Eddie Macon si sia ormai rassegnato al fatto che un cavallo del genere si può incontrare una sola volta nella vita, insieme alla moglie Susan tenta ancora di creare un nuovo campione. E allevia così la perdita subita con Boomerang, un animale stupendo e un nobile amico. In tutta l'Irlanda, i ragazzi che desidererebbero essere i futuri Eddie Macon si esercitano con la speranza e l'entusiasmo propri della gioventù. Ogni gara offre l'opportunità di migliorare e accrescere la propria esperienza. Ma in Irlanda tutte le competizioni sono dei preludi alla sfida più coinvolgente dell'anno, quella di Dublino. La più importante gara irlandese richiama campioni da ormai più di 100 anni. I cavalieri partecipanti si sono qualificati grazie al numero di competizioni vinte nel corso dell'intero anno. La gara si tiene nei campi della Royal Dublin Society ed è considerata ormai da tempo come l'avvenimento sociale più importante della nazione. Folle di entusiasti provenienti da ogni angolo del paese si aggiungono ai visitatori stranieri. Vengono ad assistere alle esibizioni di 1000 cavalli e cavalieri di 5 nazioni che soggiorneranno qui per i 5 giorni di gare. È presente anche Michael Dempsey, in rappresentanza della sua associazione. Si è tenuta qui la prima competizione mondiale di corsa ad ostacoli. Quest'anno Eddie Macon è stato uno dei 4 concorrenti che hanno stabilito un nuovo record. In questa grande celebrazione annuale di uomini e di cavalli si risveglia l'antico spirito del popolo irlandese. In ciascuno si riallaccia e prende nuovo vigore il remoto legame tra uomo e cavallo che ha aiutato lo sviluppo dello spirito dell'intera nazione. Nella quiete di un paesaggio di campagna viene al mondo un altro pony connemara. Ha appena qualche minuto di vita. È ancora debole e traballante, ma racchiude in sé tanto vigore che gli consentirà di sopravvivere nei magri pascoli occidentali. La forza che ha con sé gli viene da migliaia di anni vissuti sul suolo irlandese. La saga del cavallo irlandese continua nel XX secolo, perché per la gente che vive qui, i cavalli rappresentano un saldo legame con gli antichi valori del passato, un passato che si vuole conservare. Perciò i ragazzi irlandesi crescono con questi animali e ciascuna generazione aggiunge nuovi capitoli di sfide, di speranze, di trionfi e di amore alla storia senza fine che ha per titolo La ballata del cavallo irlandese.